Crotone e la Costa Ionica vogliono mobilità. Con questo striscione l'associazione Crotoniate Ferrovia Ionica si è presentata alla cittadella regionale alla sottoscrizione dell'accordo per il potenziamento della linea ionica ferroviaria tra il governatore Oliverio, l'amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Del Rio. Un'occasione da non perdere per i membri dell'associazione crotonese che vogliono richiamare la giusta attenzione su un territorio dalle tante potenzialità spesso inespresse, convinti che lo sviluppo passa anche dalla mobilità. Crotone si trova in un momento di grande isolamento. Noi chiediamo la mobilità perché abbiamo bisogno di creare del lavoro sul territorio. Noi sappiamo di avere come vocazione il nostro territorio quella del turismo, ma è chiaro, se non abbiamo treni, se non abbiamo aeroporto, non abbiamo porto, non abbiamo nulla, c'è poco da fare. Stiamo cercando di creare dell'attenzione sul nostro territorio per evitare che la gente sia costretta a partire per cercare del lavoro quando abbiamo una miniera d'oro sotto le mani. Da quanto tempo va avanti la vostra battaglia? La nostra battaglia proprio su Crotone adesso saranno un paio di anni, però il professore Gattuso sono 6 anni che sta battagliando per un ripristino della ferrovia ionica. E lungo la linea ionica c'è anche molta storia. Ecco perché parliamo di turismo, perché da noi c'è storia, ci sono bellezze paesaggistiche. Abbiamo tutti i numeri per non morire. Rossella Galati per l'ACNews 24.